Ringrazio l'architetto Agnelli per il suo invito a riflettere sull'importanza dei musei e sulla loro funzione in relazione allo sviluppo della nostra società. Quando l'amico Vincente Mut mi portò a visitare il museo, mi trovai in un ambiente umile se paragonato ai più rinomati musei del mondo, ma quale fu il mio stupore al cospetto di un corpo umano esposto in una teca di quel luogo sacro alle muse. La drammaticità della postura di quel giovane uomo, sacrificato gli dèi mezzo millennio prima sul Cerro El Toro, mi rimandò alle rappresentazioni del Cristo crocifisso e agli infiniti tentativi degli artisti di restituire il dramma di quel fondamentale evento. La conoscenza dell'allora direttrice Teresa Micheli e dei suoi libri inerenti ai popoli che avevano vissuto in quella regione, mi portò al proposito di rappresentare, tramite la deportazione degli Warpes, il ricorrente ripetersi degli arbitri che l'umanità attua nei confronti di se stessa in contrasto con l'annunciato destino di trascendenza. Da quella visita museale è nata l'opera che ha coinvolto studiosi, politici, docenti, genitori ed allievi della scuola Louis Vernet della Rinconada di Posito di San Juan. Per quanto concerne il futuro dei musei, sarà sempre più collegato alla rete e alle visite virtuali. Però il contatto diretto con le opere d'arte e i reperti sia archeologici che tecnici resta la più importante occasione conoscitiva sia per le giovani generazioni che per coloro che considerano come fratelli maggiori chi li ha preceduti lungo la via. È noto come Cézanne, mancandogli un tratto del dorso di una mano per terminare un ritratto, si interruppe con stupore di colui che gli stava facendo da modello. Per concludere, gli disse, devo prima andare al Louvre per vedere come i maestri hanno risolto questo punto. Ciao ciao!